Trasmettiamo la cronaca registrata del secondo tempo dell'incontro di calcio Lazio-Torino. Telecronista Nando Martellini, regista Anna Maria Dondi. Di questa partita vi trasmettiamo il secondo tempo, era giusto l'annuncio. Però vediamo ora le fasi di avvio del primo tempo, perché dopo pochi secondi il Torino va in vantaggio. Ha centrato la palla, la manovra Graziani. Poi su un passaggio di Mandorlini, la palla giunge a Mariani. Tira Graziani e Mariani coglie la corta respinta del portiere. Sono passati 17 secondi. Non è il record assoluto questo, perché c'è un gol segnato da Mazzola nel 62-63 in un Milan-Inter dopo appena 13 secondi. Però questo è il secondo record di gol rapido. Vedete, non aggancia Manfredonia, arriva Graziani, gran tiro, Cacciatori spinge come può, ma di destro spinge in rete Mariani. Il Torino ha iniziato in questo modo la partita. E nel primo tempo ha badato a difendersi riuscendovi con una certa disinvoltura, cioè togliendo l'iniziativa alla Lazio. Ora è iniziato il secondo tempo, vedete infatti il Torino alla destra dei nostri teleschermi. Il punteggio è 1-0, quel gol è rimasto solo nel primo tempo. L'appoggio di Graziani ancora a Mariani, che è l'autore del gol, il duetto si è ripetuto. Ecco Zaccarelli, ancora in azione. Poi c'è un tiro di Pecci, parato senza difficoltà da Cacciatori. Siamo nei primi minuti del secondo tempo. Un secondo tempo è iniziato sul risultato del primo. Abbiamo visto infatti il calcio d'inizio della partita, il gol rapidissimo di Mariani, segnato dopo 17 secondi. Ed ora il Torino che viene in avanti in azione di contropiede, scambio fra Claudio Sala e Mariani. E c'è un fallo di Manzoni commesso su Claudio Sala, che stava insistendo nel dribbling, calcio di punizione in favore del Torino. Eccolo battuto da Zaccarelli. Spiove la palla in area di rigore della Lazio. Il colpo di testa di Citterio in disimpegno, ma la palla è fermata da Pecci, l'apertura è su Patrizio Sala, Garlaschelli corolla in un primo tempo, poi è Graziani che gli ha tolto la palla, a Graziani la toglie Viola. Ferma poi Mandorlini, l'avversario, il passaggio in avanti termina in faro laterale. 1-0 per il Torino, siamo a questo punto al terzo minuto del secondo tempo. È una giornata molto fredda a Roma, pomeriggio coperto, vento di tramontana, il terreno è leggermente allentato. Gli spettatori sono 25.000. Abbiamo visto la respinta da Nova. Poi ecco che viene in avanti Volpati, a centrocampo riconquista la palla alla Lazio, l'appoggio indietro è a Wilson. Ecco l'allungo di Tassotti ad Amico, sul quale interviene come può Zaccarelli, gli toglie la palla, poi Libero Masi la riappoggia di nuovo su Claudio Sala. Lo spunto di Claudio Sala si è esaurito perché il capitano e ala del Torino ha portato la palla oltre la linea bianca per questa rimessa in gioco effettuata da Manzoni. Vediamo ora è impegnato Montesi. Wilson partecipa all'azione d'attacco. Ecco il suggerimento in avanti, il colpo di testa di Giordano e D'Amico pareggia togliendo letteralmente la palla sull'uscita del portiere e con un pallonetto segna il pareggio. Rivediamo l'azione del pareggio della Lazio. La porta in avanti Montesi. Partecipa l'azione ancora Wilson. Poi ecco l'appoggio di Montesi in area. Colpisce di testa
Giordano e vedete D'Amico sull'uscita di Terraneo lo salta e depone in gol. È l'1-1 ed è il quinto minuto del secondo tempo. Ha pareggiato D'Amico. Rivediamo ancora questa azione. Colpo di testa di Giordano e vedete D'Amico che alza la palla al momento in cui poteva impossessarsene Terraneo. 1-1. La formazione delle squadre. Gioca la Lazio con Cacciatori, Tassotti, Citterio, Wilson, Manfredonia, Manzoni, Garlaschelli, Montesi, Giordano, D'Amico, Viola. L'armazione del Torino è Terraneo, Volpati, Mandorlini, Patrizio Sala, Danova, Masi, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli e Mariani. Siamo adesso al sesto minuto del secondo tempo, il punteggio è 1-1. Da quando era passato in vantaggio, dopo pochi secondi dal calcio d'inizio, il Torino aveva badato a difendersi, rinfoltendo il suo centrocampo, togliendo l'iniziativa alla Lazio. Nel primo tempo ci era parzialmente riuscito, soltanto nel finale la Lazio si era fatta un po' pericolosa. Assistiamo adesso a un calcio d'angolo in favore del Torino. Il passaggio indietro era stato di Tassotti, che ha colpito male la palla, l'ha mandata oltre la sua linea di fondo, fuori della portata del portiere Cacciatori. Già nel finale del primo tempo la Lazio si era un po' scossa, aveva cominciato a martellare la difesa avversaria. Il secondo tempo è iniziato con lo stesso ritmo e la Lazio ha colto il pareggio dopo 5 minuti. Il gol di D'Amico pareggia fino a questo momento quello di Mariani. Da Garlaschelli a Manfredonia, che si è spostato in avanti, viene attaccato da Pecci. Manfredonia si libera della palla, ancora verso Garlaschelli, che mette in azione Viola sulla sinistra. Lo scatto di Viola che si porta quasi in zona di tiro. Poi serve Giordano, indietro ancora Viola. È stato Mandorlini a interrompere l'azione. Poi è intervenuto anche Volpati. Pecci, attaccato da Viola, mantiene il possesso della palla. Ora è attaccato da Montesi. Fa proseguire l'azione per Graziani, che non aggancia, controllato era da Wilson, che lascia intervenire Cacciatori. Manzoni, D'Amico. L'autore del pareggio ancora su Manzoni, sul quale arriva e spazza via il libero Masi. Va alla rimessa in gioco D'Amico, l'autore del pareggio, in area per Giordano. È stato fermato dall'intervento di tre avversari, poi esce Terraneo, mentre attorno a lui stavano arrivando lo stesso Giordano e Garlaschelli. Manfredonia, con un pallonetto, controlla la palla sull'attacco di Mariani. Manzoni. Garlaschelli, Viola, è un fallo in favore del Torino. Viola, cadendo sull'attacco di Zaccarelli, ha calcato la palla con la mano. Claudio Sala tenta di avviare l'azione fornendo un allungo a Mariani, è intervenuto Tassotti in fallo laterale. La rimessa in gioco di Mandorlini. Pecci, gli ha tolto la palla Viola, suggerimento in avanti, non aggancia D'Amico, ma dopo il tocco di Danova la palla torna ad D'Amico. Dai contrasti sta per uscire con la palla Giordano, rovina su di lui Danova, commette fallo, calcio di punizione in favore della Lazio. Montesi si prepara a battere, mentre i difensori granata retrocedono verso la propria area. D'Amico spiove il pallone in area, il colpo di testa è stato di Volpati, poi è Pecci che avvia ancora un'azione. C'è stato un fallo su di lui, l'ha commesso Manzoni, calcio di punizione in favore del Torino, battuto immediatamente da Pecci, con la palla che giunge a Claudio Sala. Poi Viola aveva appoggiato indietro a Cacciatori, ma ha intercettato Wilson.
Riparte la Lazio in avanti con D'Amico, che supera la metà campo. Sulla destra corre Manzoni e riceve. Masi gli si fa incontro. Dribbling di Manzoni. Scambio con Montesi, ma lo scatto di Manzoni non è sufficiente a raggiungere la palla prima del fallo di fondo. 10 minuti sono stati giocati nel secondo tempo, il punteggio è 1-1. Gol di Mariani dopo 17 secondi dall'inizio, pareggio di D'Amico al quinto minuto del secondo tempo. Non può avviare l'azione Pecci, dà l'incarico quindi al portiere Terraneo, che rimette un pallone al centro, controllato di testa da Montesi, poi un passaggio indietro di Manzoni al portiere Cacciatori. Da Wilson a Citterio, che alza un campanile a centrocampo, salta Claudio Sala e colpisce di testa, poi Tassotti, poi Mariani, mette a terra ancora per Claudio Sala. Il suggerimento di Claudio Sala, il colpo di testa è di Manfredonia, tocca poi Zaccarelli, ma l'appoggio in avanti di Viola viene contrastato da Zaccarelli, Pecci resiste all'attacco di Viola, va via bene Pecci, poi suggerisce un pallone che nessuno dei suoi compagni può sfruttare. Sull'attacco di Montesi Pecci si è liberato della palla non in tranquillità e ha inviato sul fondo. Ora dalla panchina del Torino viene il massaggiatore, il medico, perché Pecci al momento di quel suggerimento in avanti si è scontrato con l'avversario, è rimasto a terra. Incidente a Pecci, siamo al 13° minuto del secondo tempo, il punteggio è 1-1. Ecco riavviato il gioco, Pecci si è rimesso in sesto, Citterio rimette un pallone verso il centrocampo, lo controlla male Garlaschelli, lo rimette in avanti il Torino, ma un colpo di testa di Manfredonia fa giungere la palla di nuovo a centrocampo. Sul rinvio di Volpati, Citterio rimette in avanti, riferma ancora Volpati, Patrizio Sala. Pecci, che dimostra di aver assorbito bene l'incidente, Patrizio Sala sulla destra. Pecci verso Zaccarelli, che riesce a intervenire anche perché Graziani lo ha aiutato. Graziani viene fermato da Manfredonia. Montesi. Fallo su Montesi, lo ha commesso Zaccarelli. Calcio di punizione in favore della Lazio. Da Tassotti, da Manzoni, palla per Montesi. Con lancio sulla destra, con Giordano che rimette al centro. E poi c'è l'appoggio di Volpati, che riesce a neutralizzare lo scatto di Garlaschelli. Il Torino è stato in vantaggio per 50 minuti. Tutto il primo tempo, aveva segnato dopo pochi secondi, e poi i primi 5 minuti della ripresa. Ha portato in avanti di forza la palla Manfredonia. Poi l'ha mantenuta in campo Zaccarelli, sembrava fallo laterale. Il suggerimento è stato di Pecci a Claudio Sala, che apre verso Graziani, ma Manfredonia è appostato e intercetta. E Montesi cambia subito l'azione lanciando sulla sinistra Manfredonia, che lascia proseguire. Montesi, Giordano, Viola cerca spazio per il tiro, non lo trova, viene fermato al limite dell'area da Masi e Patrizio Sala. Patrizio Sala è poi che riavvia l'azione. Mandorlini, Pecci, Patrizio Sala, Pecci. È stato commesso fallo su Patrizio Sala. Calcio di punizione già battuto per il Torino, Pecci, Graziani, Patrizio Sala,
È intervenuto due volte Wilson e ha intercettato, poi c'è il lancio in avanti effettuato da Patrizio Sala, non può essere sfruttato da Mariani che era appostato davanti a Cacciatori. Dopo il fallo di fondo, la rimessa in gioco di Cacciatori a Wilson, ed è Wilson che ha servito Tassotti, palla ancora in avanti per Mariani, controllato da Wilson, fallo di Mariani, gioco interrotto dall'arbitro che è Barbarisco e che dirige la partita coadiuvato dai giudici di linea Franchi e Gazzari. Punizione battuta per la Lazio, viene in avanti D'Amico. Da Manfredoni a Citterio che si sposta in avanti. Intervento di Danova che poi scatta, va a raggiungere la palla. Patrizio Sala, Volpati, Mandorlini, Zaccarelli, Claudio Sala, è intervenuto su di lui Manzoni a gamba tesa, calcio di punizione in favore del Torino. E sono passati 18 minuti del secondo tempo con il punteggio fermo sull'1-1. Ecco riavviato il gioco da Pecci su Zaccarelli, che è stato fermato da D'Amico. Zaccarelli però ha riconquistato il pallone. Graziani, fermato Graziani da Montesi, riprende ancora Mandorlini, gioco molto spezzettato a centrocampo, da Patrizio Sala a Pecci, colpo di testa di Graziani per Claudio Sala che resiste all'intervento di Manzoni. Poi tenta di servire Graziani, ma l'intervento è stato di Tassotti che ha messo fuori area. L'azione del Torino però prosegue con Garlaschelli, con Mandorlini, con Volpati, ma la Lazio ritorna in possesso della palla. Viola, D'Amico. Va a terra Viola, ma D'Amico riesce a suggerire un'azione per Giordano che era in fuorigioco. Ma ci deve essere stato un equivoco, una mancanza di intesa fra l'arbitro e il guardalinee, infatti Barbarisco riconosce l'errore. Non c'è il calcio di punizione in favore del Torino per un fuorigioco inesistente di Giordano, ma la rimessa con il pallone scodellato in campo dall'arbitro che aveva fischiato fraintendendo un gesto del guardalinee. Poi la palla è giunta innocua fra le braccia di Terraneo. La riporta in avanti Patrizio Sala, fermato, Viola viene in avanti, Giordano, tiro di Giordano, Garlaschelli manca la deviazione sul pallone che è giunto ad effetto improvviso davanti a lui, ma Garlaschelli era in fuorigioco. Questa volta il gesto dell'arbitro non dà adito a dubbi, né d'altra parte poteva discutersi la posizione di Garlaschelli, fuori gioco, calcio di punizione in favore del Torino. Battuto il quale, vediamo la palla in possesso di Pecci. Patrizio Sala ha servito Graziani in posizione molto arretrata, Garlaschelli e Zaccarelli. Poi c'è uno scontro fra Manzoni e Claudio Sala, Claudio Sala in tuffo riesce in qualche modo a lanciare Zaccarelli, ma la difesa della Lazio si chiude, liberato in faro laterale, scambio Graziani-Zaccarelli, Volpati, a destra c'era Patrizio Sala, la palla però torna a Volpati, ancora Patrizio Sala, ancora Volpati. Se ne liberano i due con questo servizio su Mandorlini. Ha rinviato
un difensore, e c'è Mandorlini lanciato sul filo del fuorigioco, ma la sua posizione era stata giudicata regolare dal guardaline, quindi l'azione era buona e Mandorlini ha tirato precipitosamente, forse ritenendosi in posizione regolare, sciupando una preziosa occasione. Il tiro di Mandorlini nettamente fuori sull'uscita di Cacciatori al 22esimo minuto del secondo tempo. Il punteggio è 1-1. È stato Montesi a scambiare con il proprio portiere Cacciatori. Il lunghissimo rinvio del portiere laziale, colpito di testa da Claudio Sala, poi da Manfredonia su Graziani, retrocede Viola, mantiene il possesso di un bel pallone, poi ha toccato Manzoni, lo stop a terra è di Graziani, Mandorlini ancora indietro ad Anova, a Zaccarelli, a Graziani. Pecci, che fa partire un tiro che sfiora l'incrocio dei pali. Era volato Cacciatori, non ha potuto toccare la palla che era fuori dello specchio della porta, rimessa in gioco per la Lazio dopo il tiro di Pecci. Ancora un lungo rilancio di Cacciatori, colpo di testa di un difensore, poi di Graziani con la nuca, ferma Manfredonia, intercettato il suo rilancio in avanti da Pecci, sul quale poi commette fallo Wilson. Calcio di punizione in favore del Torino. Ha tirato Pecci, un pallone alto, sfruttabile da Graziani o Mariani che erano in area, ma la loro posizione era troppo arretrata rispetto alla parabola della palla. Fallo di fondo da Cacciatori a Citterio, a Montesi. A Citterio. D'Amico, spostato sulla sinistra, davanti a Semmasi. Citterio. Gran tiro di Citterio, rasente il palo all'angolo vicino e la Lazio è in vantaggio. Il tiro di Citterio ed è il 24esimo del secondo tempo. Ha segnato Citterio, la Lazio ha capovolto il risultato. Rivediamo l'azione, è D'Amico che offre a Citterio un pallone. Citterio vede, dà l'impressione di passare a Giordano, invece poi fa partire un tiro all'angolo vicino e la Lazio è in vantaggio. È il 24esimo minuto del secondo tempo, Lazio 2, Torino 1. Non riprende il gioco perché dalla panchina del Torino si vuole procedere a una sostituzione. Ecco, vedete in alto sul teleschermo, entra in campo Sclosa. È un esordiente, Claudio Sclosa tocca il suo primo pallone di Serie A. Claudio Sclosa, 19 anni nel prossimo febbraio. Dopo il colpo di testa di Manzoni, il fallo laterale. Claudio Sala, Wilson. Ecco il tabellone che fissa il risultato al 24esimo del secondo tempo. Il Torino ha battuto il suo fallo laterale, questo lungo lancio di Mandorlini, il colpo di testa di Graziani, quello di Wilson, allontana poi Citterio. Da Giordano un pallone al centro, sfruttabile forse da Gallaschelli, ma è stato anticipato da Volpati. Poi Pecci avvia subito il pallone su Sclosa. C'è un fallo su di lui, l'ha commesso Montesi, calcio di punizione, battuto da Pecci. Claudio Sala, autore di questo cross, colpo di testa di Wilson. Graziani lascia rimbalzare la palla, la mette a terra, Wilson rinvia, la palla carambola però sui piedi di D'Amico. Poi c'è l'anticipo di Danova su Giordano,
stop di Garlaschelli, di Zaccarelli, intervento di D'Amico, Masi, Patrizio Sala, ancora un pallone a spiovere in area, colpo di testa di Manfredonia, poi ancora un rinvio da parte di Tassotti, controlla un bel pallone Giordano, sull'attacco di Patrizio Sala perde la palla, la riporta in avanti Sclosa, che non riesce però a saltare il suo avversario, che commette fallo su di lui, si trattava di Citterio, calcio di punizione in favore del Torino. 27 minuti del secondo tempo, la Lazio in vantaggio per 2-1. Batte il calcio di punizione Sclosa. L'appoggio è stato su Zaccarelli, che ha fatto partire un tiro, diverse deviazioni ci sono state. L'ultima evidentemente è di un giocatore del Torino, perché non si tratta di calcio d'angolo ma di una rimessa dal fondo. Già effettuata, avanza Montesi. L'appoggio ancora su Citterio, è l'autore del gol del vantaggio della Lazio. Poi c'è un servizio su Giordano che mantiene un difficile pallone, viene circondato da avversari, interviene Viola. Subentra poi Montesi. E c'è il fallo su Montesi commesso da Patrizio Sala e il calcio di punizione in favore della Lazio. Battuto all'indietro su Citterio, era stato Viola a batterlo, poi ecco il passaggio in profondità di D'Amico, colpo di testa è stato di Masi. Ma intanto c'era un fuorigioco di Garlaschelli, calcio di punizione battuto dal Torino. È in possesso della palla Mandorlini. Adesso il suo compagno di linea Volpati. Adesso Danova. Adesso Patrizio Sala. Viene in avanti ancora Volpati. Sulla destra è andato Sclosa, libero, fa partire l'ennesimo cross a spiovere davanti a Cacciatori, colpo di testa di Zaccarelli, poi ha allontanato Manfredonia, riprende Claudio Sala, si libera per il tiro, lo batte, la palla a Graziani, tiro di Graziani e Cacciatori gli va incontro e riesce a deviargli il pallone in calcio d'angolo. Proteste di Claudio Sala e cartellino giallo per il capitano del Torino. È il 29esimo minuto del secondo tempo, ammonizione di Barbaresco a Claudio Sala. Battuta la punizione in favore della Lazio, ecco il lancio di Cacciatori, Danova, Mandorlini, Masi, Patrizio Sala, Masi, Volpati, all'ala destra è andato in questa fase Mandorlini ed è suo il cross che Graziani rincorre. Tanto per mantenerlo in campo, si appresta al cross e Manfredonia non glielo consente, mettendo la palla in calcio d'angolo. Dalla bandierina Claudio Sala. Ha respinto Cacciatori, tiro di Pecci, l'ha respinto Manfredonia. Al fallo laterale Sclosa. Questa volta Sclosa causa un fallo laterale per la rimessa in gioco della Lazio. Sclosa, ripetiamo, debuttante, è entrato in campo al posto di Mariani.
Viola. Patrizio Sala, circondato da avversari, perde la palla. Attacco di Montesi, che chiama in avanti Wilson. Scambio Wilson-Manzoni. E mette al centro un pericoloso pallone. Il colpo di testa di Danova evita l'intervento di Giordano. Masi. Claudio Sala. Graziani. Lo ostacola irregolarmente Montesi. C'è un calcio di punizione in favore del Torino. La punizione di Claudio Sala, esce Cacciatori di pugno, allontana, la palla è rincorsa da Danova e Giordano, riesce a sospingerla in avanti Danova, ma viene in avanti D'Amico, che ha già scambiato con Giordano, e poi viene fermato irregolarmente appena superata la metà campo. Calcio di punizione in favore della Lazio. 34 minuti del secondo tempo, 2-1 per la Lazio, battuta la punizione da Viola, la palla è ancora D'Amico, che fa spiovere un pallone colpito di testa da Claudio Sala in posizione di ripiegamento, poi da Zaccarelli, poi da Volpati, poi da Patrizio Sala. Verticale su Zaccarelli, che alza un pallone che Pecci non può che colpire alla meglio. Fallo di mano di Montesi, calcio di punizione già battuto dal Torino. Viene in avanti Mandorlini, Claudio Sala. Nuovo spiovente di Claudio Sala, colpo di testa di Graziani. Arriva Sclosa, che riesce a colpire la palla ma viene fermato. Poi c'è un tiro che il portiere Cacciatori controlla ma non blocca e la palla va in calcio d'angolo. Il tiro era stato di Zaccarelli. La posizione di Graziani aveva ingannato Cacciatori, che è riuscito a toccare la palla ma non a bloccarla. Colpo di testa di Tassotti, insegue la palla Zaccarelli, la mantiene in campo, Volpati prosegue l'azione, Pecci, fermato da Viola, che avvia subito un'azione di contropiede, la porta in avanti Garlaschelli, ha rinviato Volpati su Garlaschelli ma commettendo anche fallo, c'è il calcio di punizione in favore della Lazio. E siamo a 10 minuti dalla fine, con la Lazio in vantaggio per 2-1. Montesi, Giordano, allungo per Garlaschelli, che tra l'altro era in fuorigioco, vedete, lo desumiamo dalla posizione in cui il portiere terraneo rimette in gioco la palla, che avvia ancora un'azione del Torino, che in vantaggio dopo pochi secondi dall'inizio si è fatto raggiungere e superare dalla Lazio, che ora conduce per 2-1 e mancano 9 minuti alla fine. Azione di Sclosa, che viene fermato in faro laterale. Claudio Sala, ricevuto da Sclosa, viene trattenuto da Citterio mentre Manfredoni allontanava la palla, calcio di punizione in favore del Torino. Batte Claudio Sala. Manfredoni, Garlaschelli che alza a campanile, colpo di testa ancora di un difensore, rincorre la palla Sclosa,
la mantiene in campo, più che lusinghiero il debutto di questo giovanissimo, poi il cross è stato di Volpati, colpo di testa di Viola, la palla dalla parte opposta per Graziani, ancora Viola, toglie la palla al centro avanti Granata e mette in faro laterale, rimesso in gioco di Pecci. Abbozza un Serrate il Torino, al volo Zaccarelli al centro dell'area, non riesce a controllare la palla Claudio Sala, la fa sua Cacciatori con una uscita. Attacca il Torino ma non si spinge decisamente in avanti, preoccupato del contropiede laziale che in più riprese si è dimostrato temibilissimo. Sclosa perde la palla ma ha ricevuto fallo, calcio di punizione in favore del Torino, Masi lo affida a Volpati, Sclosa, colpo di testa di Wilson, quest'altro di Claudio Sala, fra Graziani e Sclosa e D'Amico che controlla la palla con successo e avvia subito il lancio, Danova anticipa Giordano, Pecci, tiro da lontano di Pecci che Cacciatori giudica Argione fuori della porta e lo vede terminare fuori. 7 minuti alla fine con la Lazio in vantaggio per 2-1. Ed ora anche Lovati procede alla sua sostituzione come aveva fatto prima Radice. Radice aveva mandato Sclosa in campo al posto di Mariani. Adesso Lovati invia Lopez al posto di Gardaschelli. Colpo di testa è stato di Danova, di Claudio Sala. Palla a terra da parte di Mandorlini. Zaccarelli. Claudio Sala. Fallo su di lui ad opera di Viola. Calcio di punizione in favore del Torino. Se ne incarica Pecci. Colpo di testa è di Montesi, poi di Patrizio Sala, Danova ancora a Patrizio Sala, anticipo di Citterio. Lunga volata di Citterio, il suo cross pericolosissimo, Danova in tuffo lo mette in faro laterale. Progressione in velocità di Citterio. Montesi rimette in gioco il pallone. Giordano in lotta con Danova. Adesso con Sclosa. Montesi riesce a mettere ancora al centro un pallone. Lo fa suo Terraneo e lo cede a Pecci. Porta il pallone Pecci. Poi chiama in avanti Patrizio Sala. Torna la palla a Pecci. Però siamo al limite dell'area di rigore della Lazio. Servizio per Patrizio Sala che era in fuorigioco. Meno di 5 minuti alla fine. 2-1 per la Lazio che batte un calcio di punizione per la posizione irregolare di Patrizio Sala. Da Cacciatori a Montesi che finge ritorno al portiere invece avvia ancora un'azione di Citterio. Colpo di testa di D'Amico. Sclosa. Anticipa tutti Viola. Malinteso con Giordano. La palla torna al Torino.
con Pecci prima, con Sclosa che taglia in diagonale per l'avanzata del terzino Mandorlini. Cambia gioco Mandorlini, Sclosa, più che lusinghiero davvero l'esordio di questo ragazzo, e poi c'è un cross che ha tentato Volpati e che Citterio ha deviato in palo laterale. Rimessa in gioco ancora di Volpati, Sclosa. È stato fermato da Viola. D'Amico avvia ancora un'azione di contropiede, uno dei pericolosissimi contropiedi della Lazio. Lopez. Laterale ancora per D'Amico. Fermato da Pecci. Dal contrasto fra i due la palla giunge a Terrano. Pecci, uno dei migliori della sua squadra. Mandorlini. Prima Masi. Ancora Mandorlini. Pecci. Sclosa. Malinteso con Patrizio Sala. Però il passaggio di Sclosa era logico e Patrizio Sala non lo ha seguito. L'errore sembra più del veterano Patrizio Sala che non dell'esordiente Sclosa. Persa questa azione del Torino, lungo rilancio di Citterio con l'aggancio volante di Danova. Volpati. Graziani. Manfredonia lo anticipa. Retrocede D'Amico, Viola, è favorevole il rimpallo al laziale, colpo di testa di Volpati, poi Mandorlini su Graziani, fermato da Lopez in palo laterale. Alla rimessa in gioco Mandorlini, che lascia il suo incarico a Zaccarelli. Claudio Sala, Zaccarelli. Su Volpati che non controlla alla perfezione il pallone, consente questo intervento di Cacciatori al quale aveva dato la palla Manfredoni, adesso è Citterio che gliela ritorna, ancora Citterio, ancora la palla al portiere. Manca un minuto, poco più, alla fine del tempo regolamentare. Perso il pallone da Giordano, lo alza Patrizio Sala, lo controlla egregiamente Danova. Poi lo rimette ancora in avanti, lo stop è di Zaccarelli, ma il pallone era terminato fuori. L'ha rimesso da posizione irregolare Mandorlini, c'è ancora un malinteso fra l'arbitro e il suo guardaline. Non era stata rimessa la palla da posizione irregolare, era che la rimessa in gioco era della Lazio e non del Torino. Questo aveva segnalato il guardaline all'arbitro. Ed ecco che viene in avanti Giordano, va a terra su intervento di Pecci mentre Danova allontana la palla. Adesso è stato Patrizio Sala a servire Sclosa. Volpati prova a mandare in avanti il Torino, ora l'uno ora l'altro dei suoi giocatori. Adesso è Pecci che verticalizza il gioco. Citterio accompagna il pallone difendendolo da Sclosa per l'uscita di Cacciatori. Scade il tempo regolamentare. Lo stop di Giordano. Insiste nel dribbling Giordano, non si libera della palla. Gliela tolgono i difensori Granata che vengono in avanti, prima con Claudio Sala, adesso con Mandorlini che cambia gioco a beneficio di Sclosa. Sulla destra si libera anche Masi, ma Sclosa fa giungere un pallone, tiro al volo di Claudio Sala, parata di Cacciatori e fine della partita. Lo desumiamo più dal gesto di gioia di Cacciatori che non dal fischio dell'arbitro.
La Lazio, che era passata in svantaggio dopo 17 secondi, ha capovolto il risultato nel secondo tempo con D'Amico e con Citterio e ha vinto la partita sul Torino per 2-1. Signore e signori, buonasera. Abbiamo trasmesso la cronaca registrata del secondo tempo dell'incontro di calcio Lazio-Torino. Telecronista Nando Martellini, regista Anna Maria Dondi. La trasmissione è stata effettuata con la collaborazione della Lega Nazionale Calcio. Trasmettiamo la cronaca registrata del secondo tempo dell'incontro di calcio Inter-Milan. Telecronista Nando Martellini, regista Osvaldo Prandoni. Al termine del primo tempo, l'Inter è in vantaggio per 1-0. Siamo al 14° del primo tempo e vediamo su azione susseguente a calcio d'angolo un cross di Pagnato e di piatto destro Beccalossi porta in vantaggio l'Inter. È il 14° minuto del primo tempo. Ed eccoci alle immagini del secondo tempo. L'animo dello sportivo è sempre desolato nell'apprendere quanto è accaduto su un altro campo, dove l'incontro